Io avevo provato a trovare anche la somiglianza del particulier, ma tutti i taupe che ho trovato non sono esattamente lo stesso. Allora, questi due, questo qua è il Fantastic di Chanel e quello accanto è il Saint-Germain di Mavala. E il Fantastic è molto bello perché ha un color ciliegia scuro. Scuote, vi faccio vedere, e assomiglia molto al Saint Germain. Tutte e due sono un po' perlati. Visti dalla bottiglia, quello di Chanel, che è il numero 481 Fantastic, sembra un pochino più rosa. Questo sembra più sul bordeaux, ma in realtà quando sono sulle unghie o sulla, insomma, quando sono sbocciati si somigliano moltissimo. Molte persone sono alla ricerca della famosa Rose Pearl di Estée Lauder, che è la stessa che usa la Tutorialist Giuliana Makeup Delight. Allora, la Rose Pearl è questa. Allora, io faccio uno swatch. Speriamo funzioni. È qui. Vedete quanto è luminosa? Allora, è molto simile alla Shimmer Shell Powder, sempre di Estée Lauder, che è questa. In realtà Estée Lauder fa tutti gli anni queste cipri, edizione limitata, cipri illuminanti, edizione limitata, che poi in sostanza sono la stessa cosa. Ce l'ho qui accanto. Allora, forse la Shell, oh, non si vede niente. Accidenti. Vabbè, la Shell forse è leggermente più opaca, ma niente di che. Sono molto simili tutte e due alla dov'è? Iridescent Powder di MAC, che si chiama Belaifu e che è questa. Questa è molto simile all'Estée Lauder, a quella di Estée Lauder. Scusatemi per questi swatch orrendi. Questo è Belaifu, questa è la Shimmer Powder, quella è l'altra. Così non tornano niente, non si vede niente. Non odiatemi. Due lip gloss di MAC, due dazzle gloss di MAC, che sono abbastanza simili a questo di Barry M. Ora, naturalmente i dazzle gloss sono più brillantinosi, ma questo di Barry M ha comunque dei brillantini, anche se si vedono poco. Profuma di caramello, è buona da morire, è il numero 2 e è Barry M Lip Gloss. Allora, faccio gli swatch. È un bel color nude, è parecchio bello, anche quello costa poco. Barry M costa veramente poco. Dunque, scusate, non svenite nell'attesa. Allora, il primo è il Local Color di MAC, che è questo. Il secondo è il Barry M, che è il numero 2. E questo invece è sempre di MAC, è il Bare Necessity. Questi tre si somigliano tanto, quindi Barry M può essere una valida alternativa, perché comunque i brillantini ce li ha, vedete? Ta-da! Quindi Local Color, no, scusate, Bare Necessity, Barry M, Local Color.
Quindi questo è un altro, sempre della Barry M, che a me piace perché appunto si trovano varie offerte e spesso, per esempio, che ne so, compri, cioè puoi anche mixare prodotti diversi, quindi non è che devi comprare per forza 5 smalti Barry M oppure 3 pigmenti Barry M, puoi anche comprare 2 pigmenti e qualcos'altro. Allora, io non so se vi ricordate i Dazzle Glass Cream, ce n'era uno molto bello che si chiamava Amorous, credo, che somiglia sempre a questo di Barry M. Allora, dico somiglia, cioè non è proprio uguale, perché quello di Barry M è più glitterato, cioè sono più i glitter che altro. Però, insomma, se volete qualcosa di molto glitterato, tendente al rosso, c'è il Barry M Lip Gloss numero, credo sia il numero 9, perché c'è un numerino sotto e quindi lo leggo per così. Se non è il numero 9 è il numero 6. Questo sa di ciliegia. Questo è, l'avevo fatto vedere in un video, vedete? Allora, Amorous è leggermente più scuro e l'altro è il Barry M, però direi che si somigliano parecchio. Questo è un pochino più scuro, probabilmente con un rossetto sotto, anche di non troppo, cioè di tonalità non troppo scura, avete lo stesso risultato. Quindi questo. E per finire, allora, i famosi Fard, Ripeach e Azalea Blossom delle collezioni di MAC. Allora, era carino il fatto che fossero in tre tonalità, cioè c'era la scalatura di colore. Allora, questo è il Ripeach. Questo è Azalea Blossom, molto più freddo. Se vi piace il fatto di avere tre colori che potete mischiare come volete, come più vi aggrada, c'è una di queste cipre della Estée Lauder all over, per tutto il viso, insomma un po' shimmering, ma non troppo. E questa è Exotic Shimmer All Over Highlighting Powder Irisée. E questa, vedete? Questo è molto bello perché è un misto fra il Ripe Peach e Azalea Blossom. E anche qui avete le sfumature di colore, quindi andate da un violaceo, a un corallo, a un colore molto chiaro. Questa pure è un'alternativa valida. E questa la trovate ancora online, anche su eBay o cose del genere, e non costa molto, quindi potreste tenerla in considerazione. E cercherò adesso di fare gli swatch un po' più decenti. Mi scuso se la qualità video, la qualità delle foto è quella che è, quindi, cioè, insomma, la qualità delle riprese è oscena, mi rendo conto che i colori, specialmente per i pigmenti, non riuscite, cioè non, probabilmente non avete visto molto bene. Quindi farò anche delle fotografie. Cercherò di mettere le fotografie dietro al video, cioè subito dopo il video, in modo che vedete anche gli swatch da vicino. E non sono sicura se ce la faccio a farlo velocemente, altrimenti le metto sul blog. E intanto vi mando un bacio a tutti, spero di vedere altri video come questi perché è divertente, interessante poter trovare delle valide alternative a prodotti, specialmente se sono prodotti che sono difficili da trovare. E ci sentiamo presto, un bacio a tutti, ciao!